Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Beatrice Agustinetti, Smart Cities and Carbon Free Manager ENGIE Italia. E oggi sono qua per parlare di sostenibilità. Allora, la sostenibilità in Engi in realtà permea un po' tutte quelle che sono le attività, sia interne sia verso il cliente finale. Engi si è dato come obiettivo quello di essere leader nella transizione energetica ed ecologica, e cominciando ovviamente al proprio interno per poi esportare soluzioni verso il cliente finale. E la logica è quella proprio di ehm, cominciare a ragionare verso un unico obiettivo e non sul singolo servizio da poter erogare. E l'obiettivo ovviamente è quello della carbon neutrality, e su questo obiettivo ha cominciato in realtà già da, da molti anni addietro a costruire delle soluzioni sempre più orientate verso l'ottenimento dell'azzeramento della, dell dell'impronta ehm, di carbonio per, per se stesso e per i propri clienti. Parlando di clienti, in particolar modo ehm, ci siamo concentrati su eh, quelli che sono i nostri clienti pubblici. Io, in particolar modo, sono Smart Cities Manager e quindi lavoro all'interno di un ambito che è dedicato alla pubblica amministrazione. Parlando di cliente pubblico, prevalentemente ovviamente contesto urbano, quindi città, comuni, eccetera. Normalmente parlando di sostenibilità si è sempre ragionato su due principali stream di generazione dell'inquinamento urbano, quello legato alla gestione energetica degli edifici e quello legato al comparto industriale, che sono ovviamente due delle, princip delle tre principali fonti di eh, generazione di inquinamento a livello urbano. Noi abbiamo cominciato a orientare il nostro interesse anche sulla terza fonte di inquinamento urbano, che è ovviamente la fonte... Legata alla mobilità veicolare all'interno del perimetro del contesto del, della città in cui ci troviamo a operare. Per cui abbiamo cominciato ad elaborare anche delle soluzioni molto più spinte, orientate verso un miglioramento e un abbattimento anche del traffico veicolare privato. Da, in, da questa logica nasce un po' quella che è la soluzione che abbiamo denominato Sum Sustainable Urban Mobility, che è una soluzione che al proprio interno un po', diciamo, eh, come, come un Lego, come, come un, diciamo, una costruzione. Ha dei servizi a, a modi mattoncini che ogni volta che si va a, a ragionare su un contesto, vengono o meno inseriti per raggiungere appunto quello che è l'obiettivo della Carboneutrality. neutrality. Allora noi abbiamo cominciato a ragionare su come si muove. Eh, il flusso eh, veicolare prevalentemente privato all'interno della città. Quindi, analizzando quelli che sono i diversi, ormai de decisamente molti, piani urbani della mobilità sostenibile, abbiamo cominciato a capire in che dove ci si voleva indirizzare per appunto abbattere l'impronta. Del, del traffico veicolare, quella che noi chiamiamo Mobility Footprint, e su quella abbiamo cominciato a fare una serie di ragionamenti. Siamo partiti circa tre anni fa acquisendo una società di gestione dei parcheggi che è obiettivamente con una società che sviluppa in realtà servizi legati all'energia potrebbe non sembrare molto, però la gestione ottimizzata ai parcheggi è il punto essenziale per cominciare a ragionare e a spingere anche gli utenti finali che sono i cittadini, i turisti, i residenti, i lavoratori a utilizzare mezzi alternativi. Quindi, efficientando un servizio, si può cominciare a eh, spingere il, il cliente del nostro cliente, quindi diciamo, l'utilizzatore finale della strada, verso una mobilità più, molto più sostenibile, sfruttando magari dei, dei, dei mezzi eh, alternativi al proprio veicolo. Assolutamente sì, noi stiamo cominciando a lavorare con la città di Bologna, ad esempio, attraverso proprio uno dei moduli di SUM che è lo smart parking, quindi con la città di Bologna abbiamo vinto una gara per la gestione ottimizzata delle aree di sosta e della ciclomobilità, e su quello abbiamo sviluppato il modello SUM. Il modello SUM che ha come, diciamo, cardine e come eh, cervello centrale l'utilizzo di una piattaforma proprietaria che abbiamo sviluppato internamente e che delivereremo proprio per, per la prima volta sulla città di Bologna, che si chiama SUMP. Sum più platform ovviamente, sempre all'italiana. E Sum è proprio una piattaforma di ipervisione che permette di centralizzare tutto quello che sono le infrastrutture e servizi gestiti sul, sulla città, monitorando anche le performance in tempo reale elaborare, aggregare dati, elaborare anche i dati storici e cominciare a fare delle previsioni degli scena, scenari di ottimizzazione. Su Sumpa, ad esempio, per la città di Bologna, convoglieranno dati ovviamente legati alla gestione che è il principale servizio della sosta, ma anche dati legati al traffico della ciclomobilità, eh, dati provenienti da delle stazioni ehm, di monitoraggio della qualità dell'aria che andremo a implementare, in modo da cominciare a ragionare in maniera aggregata e quindi andare indirizzare i processi decisionali verso quelli che sono effettivamente le necessità che il territorio richiede. Per poi avere ovviamente uno strumento, una volta eseguiti le, le misure di efficientamento, uno strumento che permetterà di anche valutare e quantificare i benefici generati, soprattutto di monitorarli. Sì, i vantaggi sono in realtà molteplici, eh, partendo da quello che è l'ottimizzazione di un servizio e quindi anche a livello, diciamo, di percezione del servizio dal cliente finale, quindi dall'utilizzatore finale, eh, migliora la qualità, per poi eventualmente aggregare a questo servizio anche una serie di vantaggi verso l'utilizzatore finale, agli aspetti economici anche legati a un canone percepito dall'amministrazione magari più importante, fino ovviamente a quella che è la qualità eh, di vita eh, percepita, qualità di vita che in questo caso è legata a un miglioramento del traffico veicolare, ma soprattutto un miglioramento della qualità dell'aria. Quindi, il beneficio finale attraverso la piattaforma, attraverso uno strumento che noi abbiamo chiamato Mobility Footprint, è proprio quello di eh, prendere delle decisioni basate su dei dati analizzati in modo aggregato e poi avere uno strumento proprio per andare a verificare quelle che sono state, eh, quelli che sono stati i benefici generati dalle azioni che si sono intraprese grazie proprio all'analisi dei dati elaborati dalla piattaforma. Quindi uno strumento diciamo anche proprio per capire e, e indirizzare le decisioni e capire quantificare i benefici generati. Summa in questo momento è un progetto ovviamente dedicato prevalentemente alla mobilità cittadina, alla mobilità urbana, anche se in realtà possiamo benissimo ragionare su eh, contesti più estesi, piuttosto che anche su cittadelle più limitate, cittadelle ospedaliere, cittadelle universitarie. Però è ovvio che si parla sempre solo di un contesto perimetrato. Ovviamente il ragionamento può essere molto più spinto e quindi dal perimetro del, del nostro diciamo, contesto urbano possiamo cominciare a ragionare in un un'ottica di territorio. Se SUM è un modello che viene scalato, replicato da più, ehm, da più contesti urbani all'interno di un unico territorio, è ovvio che i benefici generati anche in termini di eh, utilizzo di una mobilità diversa rispetto al proprio veicolo vengono... Via via più via, via ottimizzati e sicuramente eh, arrivano a raggiungere un, un beneficio generato molto più importante, perché proprio esteso a livello territoriale, non solo a livello urbano.